buongiorno, salve. Stavamo cercando di organizzare un po' al meglio questa finalissima, perché di finalissima si tratta, del campionato italiano Master. E in regia intanto c'è Fabian Art e in, alle soggettive Tom Ruba. Fabrizio Borroni contro Fernando Danilo Moscatelli, due giocatori che hanno acquisito, ma l'avevano già fatto, il diritto a far parte della categoria dei nazionali. Questi due invece sono pare siano i due commentatori. Esatto. E però vogliamo capire adesso, cercheremo di dirvi quali sono le retrocessioni, piuttosto che adesso Nicola Biondi accenderà il computer con tutti, con i suoi tempi, con calma anche. No, ma io non ti cerco chi è se passato, non voglio, no, non voglio avere questa responsabilità dopo che lo scorso anno abbiamo detto delle cose inenarrabili. Ma non ci penso neanche lontanamente finché non ho le notizie ufficiali. E allora dirlo che non ti voglio esporre mai, insomma. Guarda, se vuoi posso dirti la classifica dall'1 fino al 100. Perché è fin lì, perché Nicola Biondi da 1 a 100 sa contare perfettamente. Perché c'è il numero accanto. Ah, cioè, vedi? Vabbè, perché leggi bene. Tribuna gremita anche per questa finalissima. Vi ricordiamo, domani mattina alle 10 in diretta a Rai e in copertura commentata da noi, la finalissima del campionato italiano Nazionali Pro tra Michelangelo Agnello e Paolo Marcolin. Invece adesso ci gustiamo questa. Allora, Che mi sono permesso di condividere su Facebook La partita di Biagio Masceri e Antonio Lamanna, perché più ci penso e più che credo che sia la partita più bella che abbiamo mai commentato. È venuta fuori anche una bellissima telecronaca, ma non perché siamo stati particolarmente bravi, sono stati bravi loro. È facile fare una telecronaca con due che giocano così. Speriamo che anche Fabrizio Borroni e Fernando Moscatelli ci offrano un bello spettacolo. Fabrizio Borroni, vice campione del mondo del 1998 a Ferrara in finale con Davide Martinelli, terzo classificato l'anno prima alla World Cup, dove cedette le armi in semifinale a Giuseppe Consagno per 4-2, poi Consagno andò a perdere la finale sempre con Davide Martinelli, che in quel periodo lì giocava benino. E poi tante affermazioni per Fabrizio, un lungo periodo di pausa, lungo praticamente un decennio, e un ritorno per lui tra i primi della classe. Adesso Fabrizio è andato a conquistare la categoria minima di appartenenza e quindi dall'anno prossimo lo vedremo partire dai nazionali con qualche idea barra velleità di fare un altro scalino. Fernando Moscatelli invece, italo-argentino, lui che risiede da tanti anni a Bergamo, è socio tra virgolette, no, neanche tanto tra virgolette, in una sala biliardo di Riccardo Nuovo, Riccardo Otto, come l'abbiamo... Signor Otto, come l'abbiamo soprannominato noi. E le sue affermazioni più grandi Riccardo Moscatelli le ha avute nei mondiali, dove ha sempre tirato fuori prestazioni maiuscole. Quest'anno è andato benissimo anche in FIBIS Challenge, tanto da guadagnare la categoria direttamente appunto dalla classifica. Sì, qualora ci fossimo sbagliati, l'ha conquistato lo stesso, perché la finale ti dà. Esatto. No, allora vediamo chi sono i master, come avviene. Allora, chi sono i nazionali? Per sapere chi sono i nazionali bisogna prendere innanzitutto come prelazione i primi due vincenti. Ho chiuso la classifica. Non la ritroverò mai più. Intanto sponde palla per tre birilli per Borroni. Bisogna prendere i due vincenti del campionato, quindi questi due. Dopodiché vengono presi i primi otto master in classifica FIBIS Challenge, ok? E questi sono gli altri, fanno 10. Per completare la rosa dei 48 nazionali, no, si conta progressivamente dalla classifica.
Questo è il modo in cui vengono in cui viene determinata la categoria dei nazionali. Quindi, qualora uno dei due, insomma, qualora i finalisti fossero già nei primi otto, allora si va a scalare. Ha preso l'avente diritto successivo, quello che era il primo dei fuori, per intenderci. Tant'è, adesso vediamo se poi potremo avere i nomi più precisi o magari. Tanto domani avremo, no, dopo domani avremo la finale dei nazionali, anche lì ragioneremo, insomma in questi giorni vi daremo idea di quali sono le grandi promozioni e anche magari le grandi retrocessioni. Intanto per un attimo inquadrato è stato Andrea Ragonesi. Allora, Moscatelli era già entrato perché era settimo, Parisi Borroni ottavo, era primo, Parisi ottavo, sì. E questa è la classifica aggiornata. Quelli lì sono nazionali. Quindi anche il nono e il decimo a questo punto, giusto? No. Sono tutti e due dentro. Ne arriveranno due di posti, allora probabilmente anche il nono e il decimo, sì, e che sarebbe? Daniele Giovannini e Riccardo Valloni? Ci sta che sia. Giovannini mi farebbe un piacere incredibile. Ma Masceri perché dicevano che forse era passato? Non lo so, qua c'è da vedere. Boh, vabbè dai, aspettiamo l'ufficialità, sì, perché sì, è inutile sì, dare notizie poi di cui non siamo certi. Non ho capito. Perfetto, mandateci direttamente un file dove lo possiamo leggere, ma se no ci incappiamo. Intanto botta e risposta su questo scatolino, prima per Moscatelli, poi subito per Borroni che... Intanto un piccolo scambio di vedute con la nostra regia. Sì, ci stiamo punzecchiando con Fabian Hartl, regista di questa partita. Tre sponde di calcio per Moscatelli. Scivola largo. E dovrebbe essere arrivato a difendere... Per lo sfaccio, eh? Per lo sfaccio, perché qua sarebbe molto interessante questo sfaccio, perché c'è sfaccio pallino 4 se ci fosse il... Secondo me gioca un paso doble a pallino da 3, bah, la butto lì. Prova a crearlo con un filo di parabola. Sì. Così non c'è il pallino da 4, ma... No. C'è proprio il disegno di due passate a ritornare in difesa. Partito così, il nostro Fabrizio, Detto anche Nasello. Sì. Per gli amici. Sì. A me, a lui in spiaggia ci usavano come ombrelloni ausiliari, perché se ci mettiamo di traverso contro il sole facciamo un'ombra abbastanza lunga. È una risposta, un tentativo di salvataggio per Moscatelli che non si salva. Tutto sommato però mi sembra che la palla rimanga neutra e... Che dando di fianchettino, O a meno Garufa che brutta, non giochi un pallino da 3. Anche un pallino da 3 potrebbe essere una buona scelta, Un'opzione. Sì, peccato che non ci può andare dietro. Alla fine non va a cercare avventure. Non va a cercare avventure, anche perché questo fianchetto l'ha giocato davvero molto bene. Conserva le biglie in difesa diagonale, si prende anche due punti più 13-26. È arrivato anche Michele Koscil, il Ronnie O'Sullivan del biliardo. Sì. Destro-sinistro.
Michele Cosci quasi pelato ormai, si era tagliato i capelli per un po' di tempo, poi se l'è rilasciati andare, eh? Sì, ha fatto risfogare la chioma. Una bella inquadratura intanto per Fernando Moscatelli, non so quanti anni abbia, non arriva a 40, infatti, giovanino. L'87 ne ha 36, ma sembra un bimbetto. Sì, ne dimostra anche meno di quelli che ha, tra l'altro. Che bello questo pallino da tre, vediamo se trova anche la difesa centrale. Ah, non trova né il pallino né la difesa centrale, però niente. Peccato, questo. Una bella che non balla è stata questa palla. Da guadagnare comunque per Moscatelli questo filotto. Qui ancora con le polveri bagnate Fernando, Normale, è la prima conclusione che gli capita frontale. Pensa che il ritorno di tanti giocatori ai vertici, alle categorie massime, è passato proprio dalla finale del campionato dei Master. In tanti sono ripartiti da qui. Uno su tutti mi viene in mente il Conte Max. Nel 2014 era Master e vinse la finale con Renzo Mascia. Ma per poi parlare di Marco Sala, c'è stata una triade nel 2017 al Palavela di Torino, dove nei quattro c'erano Mannone, Marcolini e Montereali. Sì. Master. Sì, sì, me lo ricordo. Non ricordo chi era l'altro, sinceramente. Nel finale di prima categoria fecero la finale Ragonesi. Lunardi. Sì. Qui va in accosto, non trova fortuna questo accosto per Moscatelli. Lo dicevo comunque come monito a Borroni, di dire ok, passi da questa finale, quindi devi ritornare nel biliardo che conta, anche perché obiettivamente è un bel vedere Fabrizio Borroni. Intanto inquadrato il giocatore danese che vi avevamo detto ieri, che ha preso 15 giorni di ferie per gustarsi live tutti i campionati italiani qua al Palais di San Bensan, tentativo di traversino a Z con bilanciamento delle forze nel centro del tavolo, non coronato da successo, può attaccare Moscatelli. Bravissimo, di palla scarsa, guarda che bella esecuzione Moscatelli. E qui le polveri bagnate non le ha una meraviglia sicuramente questa. Avute. Vediamo se si appoggia anche al pallino, ci si mette di fianco ma non lo realizza. Certo che punti. Far partire questa fiondata di tre corse. Sì, dopo aver fatto insomma un errore abbastanza vistoso sulla prima conclusione, che però ci sta perché sì, questo biliardo non ti dà gratuite le... Guarda che bella steccata. Le raddrizzate, le strette, meno male, quella era... doveva tenerla dritta e aveva poco margine. Sponde biglia per Borroni, Moscatelli che ha accorciato un po' il divario, si è portato a 23, ancora avanti 15 punti comunque. E la risposta di Fabrizio Borroni, tre birilli su questo sponda palla, fantastico Borroni. 46-23. Qui una particolare del ponticello di Fernando Moscatelli. Sta in garanzia su questo sponde palla, manda larga dal castello l'avversario, una buona difesa. E ancora probabilmente sponde palla in chiave difensiva, piuttosto che un gancio per Fabrizio Borroni. Entrambi da guadagnare, sembra orientato alla soluzione di gancio. Andiamo pure allo Strator, Fabian. Adesso è una diagonale prossima a questa, quella del gancio. Fabrizio la crea di parabola, quindi sta sullo sfaccio. Questa era complessa. Non so perché è stato di lì. Sul gancio quel pallino lì, sul gancio largo,
si faceva agile, eh? Però piccolino, comunque rimane sempre molto piccolo, un'attaccata a sponda, sponda palla per Moscatelli prima sul largo, perché lo imponeva anche il giusto margine di errore. Qui chiaramente ha provato la conclusione a Birilli, ma è risultata stretta. Secondo te sta regolare, cerca qualcosa su quel 4? No, stavo guardando uno spondabili interlocutorio, ma alla fine va di Ricciolo. Ma Ricciolo. Ma da dietro. Ma è un po' cortina questa, eh? No. No. Se presa così, no. Non è però, mai corta. Però un po' cortina era. Un po' corta, sì. Se l'avesse intercettata stretta, non penso. Gli manca 30 o 40 centimetri. Sì, è proprio la forza a mandare. La stessa distanza. Specularmente, sì, anche un po' più vivace, diciamo sul lungo non si fanno errori gravi, anzi sul corto si può pagare addirittura il filotto. A cercare una steola di pallino Moscatelli che trova, bravo, bravissimo. Questa l'ha pennellata, infatti si complimenta con lui anche Borroni, mi sa che è ora del pesciolino. Questa Gianluca si tira, è una delle dei tiri classici, no, che si tira più piano di quel che si crede, proprio va tirata proprio quasi a non arrivare. Borroni fa anche questa di sponda, fa di rimpallo. Ah, ecco. E insomma, se le deve mettere in tasca, sì, a questo punto. Questa darebbe un po' noia, effettivamente. Col barba. Sì, l'ha fatto, sì, di rimpallo. Se no non va lì. E qui perde un po' il controllo Moscatelli. Con un po' poco morale ha affrontato questo sfaccio che gli porta in dote 4 punti. Da un po' noia, sì. Gli porta in dote 4 punti, ma Borroni sulla punta della stecca al set point. Da tirare anche con una relativa apprensione, visto il vantaggio di quasi 30 punti. Giù la forza Fabrizio a testare anche un po' la reazione del tavolo. Una bellissima esecuzione. 4 punti e primo set a favore del giocatore lombardo di Rho. Il replay della conclusione, noi diamo la linea alla regia. Nasce tutto dalla materia. Un apparente mondo di possibilità, visto da pochi, per pochi. Quando qualcuno entra in quel mondo, con la mente e il cuore, si chiama artigiano. La materia iniziale diventa così un capolavoro di forza, resistenza, equilibrio. Non chiamatelo gioco. Il futuro del campione è scritto solo se fatto su misura. All'acchito è andato Borroni, titolare della biglia gialla, un ottimo acchito dove ha lasciato la battente a colla di gancio e l'avversario all'altezza dell'acchito del pallino, una delle difese meno attaccabili e più difficili da salvare. Complice un rimpallo fortunoso si è salvato Moscatelli, costringendo Borroni semplicemente a un tiro di difesa. E non banale anche questa difesa di Borroni. Vediamo se Moscatelli cercherà di andare a scavare questo ingresso, ma sembra dura riuscire a tenerla sui birilli. E infatti gli deve saltare addosso, aveva cercato uno sponde palla di misura. Non era semplice. Pezzino di seconda per Borroni, apre perfettamente verso il castello. Per adesso un Borroni esente da difetti, Gianluca. Non so come l'hai visto tu, ma mi sembra che sia molto molto centrato Fabrizio, con tanta voglia di portarsi a casa questo titolo. Lì non è come l'ho visto, Nico, ma anche come me lo ricordo. Io ero abituato a vedere
sequenze di giornate così dove faceva tutto e lo faceva bene, no? Un gioco molto perfezionista Fabrizio. Qui perde il controllo delle biglie su questo traversino Moscatelli, vediamo se almeno quadra in difesa, ma scivolano lunghe. Fabrizio che, se non vado errato, non ha mai vinto un titolo individuale, anche se sembra assolutamente incredibile, di una passata realizza 6 punti e 3 di pallino, 9 in totale, già 17 Fabrizio Borroni. Uno dei primi posti che ha avuto è stata in una prova di Coppa del Mondo qui a Saint Vincent, dove conquistò la finale, l'unico secondo posto poi che fece quell'anno giocando le finali, Davide Martinelli, ma non mi ricordo se era la seconda o la terza prova. E poi tante gare vinte da questo giocatore, a cui manca probabilmente, ripeto se non erro, il titolo nazionale. E qui una sbavaturina per Fabrizio che su questo tentativo di passaggio rimpalla. Tutto sommato non si mette male da guadagnare questo giro per Fernando Moscatelli, che lo fa stretto, gira dietro al pallino. Penso non sia arrivato nemmeno a difendere. Se così fosse, Borroni affronterà la posizione, credo, di sventaglina. E l'alternativa chiaramente la mezza garuffa, qualora non vedesse palla. La vede. Chi è dentro di prima. Eh no, allora la vedeva tantissimo. Di terza. Sì. Qui avresti giocato questa bellezza, tra virgolette, o saresti stato più concreto andando diretto sul filotto? Neanche da fare questa domanda qua. La seconda che sì, ho detto, sì, sì. Sì, lui ha, attenzione, però completiamo la conoscenza del giocatore, magari per i più giovani che, essendo lui è stato un po' fermo, possono non conoscerlo. Fabrizio, capolavoro intanto. 16. Fernando realizza 16 punti e impatta a 20. Bravissimo. Forza controllata, controllato anche l'impatto col pallino sul pieno. Tutto perfetto per Fernando. Ribadisco ciò che ho detto, cioè che come giocatore è sempre stato assolutamente un perfezionista. E ha nell'esecuzione piena di taglio, soprattutto a tre corse, una dei suoi cavalli di battaglia. Quindi qui deve prendere feeling con il tavolo. Fabrizio, gli è successo quello che è successo praticamente a tutti, nello stacco le biglie si aprono molto, non riesce a incandelare. Qui c'è, secondo te, le 4 a girare con la propria, andargli dietro con la propria? Ah, però c'è un angolo traversato dritto, Nico. C'era anche l'angolo. Stavo lo giocasse, capito, di seconda a girare con la sua, cioè battere sì, a lunga e tornare nel quadrato con la sua. Sì, ci poteva essere, ma era molto libera la strada, non era malissimo l'angolo traversato, eccetto per il fatto che era distante la palla. Quando la palla avversaria è distante, la diagonale deve essere leggermente più chiusa, perché sennò lo fai largo. Sì, ma poi dopo vai a fare uno scorrente ammortizzato perché la tua la vuoi portare un po' più nell'angolo, insomma diventa un... Oddio, è uno scorrente di poche decine di centimetri gestibilissimo, però diventa un tiro più difficile. Sì, esatto. Insomma, c'è da mettere dentro un po' più un componenti. Po' più di roba, se quando è vicino alla sponda corta basta che ti fermi sotto, faccia cambio palla.
Non si salva Fabrizio sulla raddrizzata difensiva appena tirata. Vediamo se Moscatelli, attenzione al rimpallo, attenzione al rimpallo. Meno male per Moscatelli, passa sui birilli già battuti. Certo, pagherà subito pegno perché è rimasto di fisso, però immagini se avesse bevuto oltretutto 12. Lì sarebbe stato uno stradisastro. Vediamo Fabrizio. Secondo te gioca il traversino o il fisso? Infatti mi immaginavo sì, perché che non si accontentasse del fisso, anche perché mantiene meglio la posizione. Probabilmente non ha giocato a ritornare indietro per dare magari un meno punti di riferimento a Moscatelli, per non complicarsi il punto palla. Va a controllare l'uscita di Trasponde Fernando Moscatelli. Un'uscita appena abbondante al secondo diamante. Un'uscita intorno al 21. Vediamo se riesce a toccarla. Infatti sul 20 l'ha presa, sul 20 l'ha presa proprio piena. Un po' timido di forza. Moroni gira ad andare avanti. Questa si gioca di colpo in pancia per non correre troppo con la battente. Quadrato di sfuggita Biagio Masceri, a cui rinnoviamo i complimenti. Che giocatore. Maceri, no, il non ancora trentenne, penso, ma se non ci arriva a 30 ancora. Siamo lì, ci batte vicino. Sembra, sì, gli anni passano anche per loro. Anche per loro. Però se ne ha voglia, se va avanti a giocare, ad allenarsi con regolarità, Biagio è un predestinato ai piani alti. Sì, guarda, come sono stato contento di commentare quella partita, non... sì. Ma poi anche Antonio, una pulizia di steccata, proprio bravi entrambi. Guarda, non ho aggettivi per definire quella partita, il modo in cui l'hanno giocata, dall'atteggiamento che hanno avuto sul tavolo, fantastici, veramente fantastici. Intanto confermo, chiaramente. Intanto Borroni con questa una al volo allontana molto le biglie, lascia la palla di Moscatelli molto vicino a sponda. Vediamo se si corregge, se il braccio adesso è rodato anche per questo tipo di esecuzione. È una buonissima steccata, fa il 2 largo. Qui sono curioso di capire come vorrà affrontare la posizione Borroni. Decide di attaccare, ma vediamo come, se dalla scarsa di Trelungo, se lo vuole far crescere di grosso. Eccolo qua il tiro di cui ti dicevo, era assoluto, interprete maiuscolo. Qua ha preso ancora palla scarsa. Questa suffragare quanto quello che abbiamo detto tante volte, che l'esecuzione, la maggior parte sono tiri questi di terza con una tolleranza all'appena largo di seconda, per allontanare, per tenere lontane, se giocate con queste porzioni di palla grosse, per tenere lontani i rimpalli di terza, seconda e terza. Di parabola Borroni mantiene abbastanza la posizione, e questo pallino gli corre in aiuto.
anche se non ci fosse stato il pallino, la conclusione in replica sarebbe stata complicatissima data la vicinanza della biglia di Moscatelli, praticamente attaccata alla sponda corta. L'alternativa per aggirare questa steola è una conclusione al volo per Moscatelli, volo dalla lunga. Gli parte una steccata un po' timida a Fernando e non si salva. Non si salva, ma questo da guadagnare. A scendere non ce la fa a trasportarla, nel frattempo, dici? Ma potrebbe essere proprio un modo per trasportarla, perché di colpo in testa trasporta la palla. L'alternativa qua potrebbe essere di seconda, ma di tre corse basse. Dici, una passata. La stavo valutando a scendere, no, stavo valutando, mi sbaglio. Una passata di trasporto, andare dietro a pallino probabilmente. Se gli mette quell'effetto, sì, hai ragione, completamente. Bravo Fabrizio. Che bravo Fabrizio. E devo dire anche bravo a te, che l'hai letta benissimo. Ma me l'ha fatta leggere l'effetto, come l'ha puntata. Però mi invoglia queste letture perché, ripeto, è un giocatore che conosco. Un cicinin, come si dice in lombardo. Tanto angolo per Moscatelli che non ha successo. Quel che è peggio, forse lascia uno scatolino, e qualora dovesse realizzare questo scatolino terrebbe anche una difesa diagonale con il pallino messo lì a favore, che allarga lo specchio sull'esterno. Sta toccando di buono. Tiro partita, no. Ha toccato di buono. Sì. Se no questa diagonale qua non la fa. Ha giudicato di averlo fin troppo l'ingresso. No, poteva. Questo aveva anche senso. Giochi di buono per dargli, per fare proprio il cambio palla e dargli proprio la diagonale di buca a buca. Non era. 5 punti però per Borroni, che sono assolutamente un buon bottino, che lo portano a 53. Un'occhiata al punteggio per Fabrizio. A vedere per lo sponde palla, probabilmente facendosi buono chiaramente nella tolleranza del tiro anche il pallino da tre al largo del castello, che vorrebbe dire assolutamente nessun rischio. Fabrizio addirittura proprio centra in pieno il castello, i quattro stretti qua, nessun rischio, no, se l'è preso un po' di rischio così, perché l'ha giocata praticamente piatta, guarda dove è andata la sua palla. E qui Fernando deve tirare fuori un super capolavoro, deve cercare di marcare e difendere. Perché nel frattempo si è messo per tre Borroni. Bisogna tirare fuori il coniglietto dal cilindro. Qui deve schiantarla per tenerla, per farla anche rientrare, sennò gli finiscono tutte e due sulla destra del tavolo. Ci ha provato, tra l'altro si sistemano in una posizione in cui Borroni può sfruttare anche il giro stretto, dove può realizzare proprio il pallino da tre che gli manca per aggiudicarsi anche il secondo set. Si è impostata leggermente larga questa palla. Questa più la diminuisce, più la fa stretta, eccolo lì, per il pallino da tre. E fa addirittura i birilli e il pallino da tre in finezza, quindi ancora più stretta, avrebbe fatto il pallino ancora più pieno. Perfetto, Borroni
davvero un grande inizio in questa finale di campionato italiano master. Il replay sta ad arrivare, noi diamo la linea alla regia, lo diamo dopo. Inizio davvero straripante, eccolo qua il tiro conclusivo di Borroni, a cui mancavano tre punti, riesce a fare il giro e il pallino da tre. Un inizio davvero molto positivo per Borroni in questa finale di campionato italiano master. Avanti 2-0, si va sempre ai 4, una partita 4-7. Io mi attendo una reazione di Fernando, perché sì, di sicuro il carattere è l'elemento che non gli fa difetto. Qui è rimasto tutto dentro la stecca, ancora non ha trovato il giusto feeling. Due versioni: o tira di una passata o tira l'impatto controllato di tre corse scarse sul pallino sotto. Passata. Forse a venire Fabrizio dovrà riacquisire un po' di spregiudicatezza. Questi li deve vivere come punti lasciati sul tavolo. E il biliardo lo sa, è sempre stato un giocatore eccezionalmente pulito quando c'era una posizione che comportava un rischio non ponderato, lui la rinunciava e lo fa anche ora, però obiettivamente qui per me doveva tirarci, magari in quell'altro modo che ho detto. Anche perché insomma ti aumenti un po' le possibilità, sì, sì. Di che bello è l'altro modo, tiri a scambiare lo sfaccio, a prendere il pallino e a fargli fare la bricolla stretta e corta, e al limite, mal che vada, 3-2-5 e sì, ancora sì, la possibilità di due palle che girano buone, te la prendi. Però è anche vero che fa parte della sua condotta di gioco, e lui sicuramente è coerente in questa condotta. Infatti ho detto, in futuro, frequentando il circuito, probabilmente una revisione verso un po' più di spregiudicatezza da parte di Fabrizio la vedremo, che è un giocatore oltremodo intelligente. 11-2 per Moscatelli. Pondabiglia. Ah, sembra brandeggiare qualcosa di forte, raddrizzata o striscione. Striscione. Questo ha preso. Sembrava che giocasse di rimessa, invece cercato di andare all'attacco, di rompere l'indugi. Sì, probabilmente qui Fernando tenterà di mettere il gioco un po' più sul garibaldino, perché nel gioco misto, che Borroni vediamo se riesce a incrociare questa, glieli dà tutti Borroni a ritornare al centro. Mamma mia che qualità di steccata, perché su questo tavolo ci vuole non la dinamite per fargli fare questo rientro di testa di più. Comunque l'ha toccata dentro, di la sua com'è, hai visto come ha toccato la corta, accelerato, quindi il goccino interno, sì, però oltre all'effetto ci vuole anche una bella fiondata, che se non gli dai questa fiondata gli puoi mettere l'effetto interno quanto vuoi, ma la tua fa rinquarto. Mai visto Borroni fare esibizione? No, non ho avuto il piacere. A posto, meglio così, le depressioni salgono.
L'hai mai visto Borroni tirare in massè? No, dal vivo, ma forse qualche filmato, ma non, sinceramente non mi ricordo. Leggermente esplosivo. Angolo per Borroni. Tutto biliardo. Più di così non ce n'era. Perché ha preso l'ultimo spicchio utile della corta. Sì. A sponde palla, penso, Moscatelli. Questo, se non avesse l'ingresso di sponda e palla, questo non sarebbe un pallino brutto. Oddio, filo attaccato. Eh? Però in controllo, a buttare giù quell'altro, però l'aveva bello. No, a non averla avuta, a buttarselo giù quell'altro, magari non proprio a dargli la forza della corta in fondo. No? Una mezza. È partita un po' timida. Sì, la forza di quella diagonale è una forza che va aumentata proprio per dare la possibilità nell'impatto all'altra di chiudersi. Sembra vuole scavare l'ingresso Fabrizio. Ma questa l'ha presa contemporanea, che se no la tua, no se la prendi ha preso gli scarsi del castello, la tua salta in mezzo. Ma me la fai rivedere a replay? Mi ha preso una sorta di al limite del cacalcio. Pesa insieme, dai, se no non ti si stacca, ti fa quasi un cambio palla, ti rimane dentro il biliardo, dentro il diamante, la pesa insieme. Un po' sì. Pesa contemporanea. Ci sta. Ora, c'è anche da dire che la forza ne ha data. Ci sta, è che su quella porzione lì salti nel mezzo. La forza gli ha dato. Se fai la fotografia ti rimani dentro al quadrato del 10, non vai mica a mezzo al biliardo. Sì, se fai la fotografia, ma non l'ha fatto la fotografia, l'ha presa. Ma l'ha presa quasi piena. Tre quarti. Ci sta che con quella forza lì si muova. Che ci sia una possibile contemporaneità, di sicuro. Le mani sul fuoco, mi sembrava pulito lo stacco. Ripeto, è qualcosa che me lo suggerisce la forza. Cioè la forza era decisamente abbondante, lui l'ha tirata laggiù. Quindi può muoversi. Vediamo invece qui. Se si muove qua, fallo tutto Fabrizio. Tanta roba, tanta roba Fabrizio Borroni. Appena lunga. Appena lunga. Qualcosa fa. Fabrizio appena lunga ha detto il Nasci, devi stare attento la prossima volta, Sembra che abbia sentito. Imperturbabile Borroni. E qui non è riuscito a fare. Non è rientrata, infatti. È saltata e quindi non ha preso il rientro. È il brutto quando rientrano poco e hanno la tendenza a saltare per l'umidità, è un disastro, perché quando salta chiaramente la palla perde completamente la rotazione. O quasi totalmente, infatti. Vediamo perplesso se Borroni corregge il fatto che non era rimasto proprio a sponda, quindi anche qui tre passate credo. Qui non ha avuto il controllo, data una presa di palla troppo scarsa. Sì, comunque 9 punti, chiaro che riuscire a staccare a 90 gradi con questo tipo di forza e trovare la lunga non era assolutamente banale. Tiene lontano a 12 punti Moscatelli che dovrebbe passare di giro, ma secondo me è largo sto giro qua, infatti nasce così e muore lì. No, sai come ce l'hai quel giro lì, se la forza di schiacciata. No, la puoi giocare anche scorrente, però devi giocare uno scorrente ammortizzato ad andare in questo caso o addosso al pallino o verso il centro se lo eviti e dare all'altra la forza della mezzeria. Forse è più difficile da dire che da tirare. Sì. Nasceva larga. Comunque anche da tirare non era proprio... No, guarda, da tirare, se le biglie sono vicine e prendi palla piena, è la forza che lo chiude lì il tiro perché l'avversario è distante da sponda. Così è tutelante
per quanto riguarda la difesa, se dai la forza della mezzeria all'altra e non la quadri, chiaramente fai una messa diversa, anzi rimani sotto, non è che fai la messa. Pasciarotti per Borroni. E dopo un inizio che sembrava molto favorevole a Moscatelli, Borroni si trova avanti anche nel terzo set, 37-25. Sì, per adesso Fabrizio, al di fuori delle belle esecuzioni, è riuscito proprio a dare il ritmo voluto alla partita. Per un niente qua non realizza su questa una al volo Moscatelli. Borroni è andato a vedere quanto stacca la palla avversaria. Girone. Girone stretto. Ha giocato essenzialmente il cambio palla, facendosi buono il pallino da tre, che però era proprio sulla strada del girone. Nell'eventualità che se il biliardo cede un po' di traiettoria potrebbe trovare, non so, un paio di birilli, anche un 4. Forza perfetta. Vie parificate all'altezza del 10, battente leggermente a favore, può ricavare un traversino a Z con Moscatelli. E qua deve cercare di attaccare la sua, di lasciarla più attaccata possibile. Ma stacca. C'è luce tra la biglia bianca e la sponda corta. Quindi può battere una raddrizzata di colpo in testa a Borroni. L'angolo potrebbe permettere anche lo scambio di sventaglina prendendo il filotto di prima. Con buona probabilità potrebbe prendere il pallino dopo corta lunga. E qui rimpalla. Prendere in pallo. E qui un rimpallo abbastanza favorevole per Fabrizio, anzi levolo abbastanza, decisamente favorevole. Anche volendo provare, a parte che è scomodissimo, volendo provare il pelo per la stevola, il pallino è un, ma è un chicco. Non ci arriva. Ci arriva male, secondo me si appoggerà a pallino da tre. Mi sembra come diagonale che potrebbe ancora avere la a scendere di due, eh? Sfaccia a scendere di due passate. Lo tira forte di tre. Bravissimo, ma mi sembra abbia già fatto difficile tenerla. Il fatto è che è difficile riquadrarla, Gianluca. È difficile riquadrarla perché non la inchiodi in mezzeria. Non gli puoi dare tanto forte, anche perché l'hai lì vicino. Quindi. Sì, ma lì, Nico, anche se gli tiri forte quanto vuoi, ma non si inchioda nella mezzeria con la palla lì. L'unica cosa che pensavo che giocasse solo un appoggio a tre, sai, di mezza palla. Sì, a mischiargli. Sì. Però è anche vero che tenere il gioco corto con Fabrizio. Lo so, è quello lì il fatto. È un ideone. Borroni qui perde il controllo della sua biglia, non va in lunga come sperato. Sì, così come sulla stretta. È normale non arrivare con il sufficiente colpo diminuendo la forza. Qui, a dire il vero, ha trovato una porzione abbastanza abbondante di sponda corta. Quindi l'errore è stato abbastanza vistoso. Buono striscio per Moscatelli, striscio che comunque non genera chissà che difesa. E guarda un po' Michelangelo Aniello che si è messo la maglia della Ferrari. Senti, hai visto come va? Che abbraccia con Bibino. Con Bibino che si è classificato terzo a questo campionato italiano dei Master. Sponda biglia per Borroni, sempre nel cuore del castello di calcio, 6 punti, si mette a 47.
ci ha mandato i ringraziamenti Tommaso Pizzi per il ricordo della, di Papanello. Eh sì, davvero vanno le nostre condoglianze, insomma, la nostra vicinanza al caposcuola calabrese. Ah sì, Reggio Calabria. 47-31 in favore di Fabrizio Borroni. E qui Gianluca? Gioca a passare, a fare gancio 4, penso. Però che forza gli dai a questo gancio? Regolare? Regolare, se non lo chiudi. Cioè regolare, come se ce l'avessi senza il pallino. Cioè, da come l'è andata a vedere tira quello. Sì, sì. Ha preso da 3 la sua, viene nel centro del tavolo. Buona notizia relativa, ce l'ha ancora. No, ce l'ha. Sì, sì. No, no, pensavo adesso, guardavo da lì, pensavo. Com'è messa? Dritta. Se slabra sui 4 larghi potrebbe aprirsi anche un pochino verso pallino questa palla, eh. Anche sul rosso, bravo. Sì, chiaramente 4 larghi l'avevo preso proprio piano piano piano, l'avevi letta molto bene. Facendo il rosso l'ha fatto nella parte superiore. Sì, più che altro lo consideravo anche in chiave difensiva, per giocarci un po' a nascondino, però. Sì, lì nel mezzo è uno spill. Giro per Borroni che batte a 50. Anche se non sembra viaggiare male. 4 punti, però un'occasione importante adesso per Moscatelli di sponda palla. Eh sì, perché arrivo pallino. Sì, risponde palla di lì, la devi far battere nel 5-6, quindi arriva sì, proprio pallino. Dritta a pallino, sì. Non parti dall'angolo che fa angolo. Peccato, perché questa fa parte delle occasioni che potevano essere davvero di rientro. Per carità, ben giocata, però la ritirerebbe volentieri questa, vai. Anche perché non ha fatto una messa sì, infatti. Eccezionale, oltretutto. Non era bella, Nico. Cioè era distante. No, però 40. Dici, 40, stai un po' più 54, sul rimpallo, tanto perdi prima. Bravo, perdi un tiro esatto, prima. Io me lo era, rischio. Era l'ora. Era l'ora di prendersi un rischio, anche perché non è che fai una messa che impensierisci troppo Borroni a fare quel tipo di messa lì. O giochi proprio largo per arrivarci dietro, però tanto vale cercarlo dai birilli. Se devi andare dietro ci vai anche facendo birilli, anche facendo 4 bianchi vai dietro al pallino. Ah sì, sicuramente, certo. Poi quando arrivi lì non puoi mica calcolare proprio ad arrivarci dietro, un po' la stellina che ci porta dietro, certo, che ci arrivi proprio baciato, quindi. Bricolla per Moscatelli sul largo. Difende. Gli ha proprio imposto Fabrizio a questo match quel torpore tra virgolette che lo fa stare nella sua comfort zone, no? Adesso sono curioso di vedere la scelta, per me obbligata, di giocare a scendere di qua. Sicuramente tira stagli davanti, ma non penso giochi veloce. Dici non la gioca veloce? Ma se conosco Fabrizio. No, lascia lì. Ecco, lasciarla lì no. Veloce non la giocherei mai quella palla lì, perché non mi metto ad aprire il gioco. Cioè cerco di lasciargli un qualcosa da non pagare una roba molto invasiva. Ha preso un discreto abbaglio di battuta. Moscatelli cosa sta pensando? Ah, la chita è di qua, giusto? Sì. Quindi sta pensando come levarsi dal pallino. Allora, per levarsi dal pallino dovrebbe battere a scendere e dietro ci passa.
Dico giusto? Dico giusto. Non si tocca col pallino a scendere, no? A scendere tocca nel 4-5 e va in buca di centro. Dovrebbe essere libera questa traiettoria, invece fa proprio la ricerca di questo pallino. Ah, per averlo poi, dare il problema a lui. Allora, 10 si mette a 52, no, l'ha fatto il pallino. Ma come, anche volendo 52, se lo fa si mette a 56 e dà il problema a Fabrizio. Però gli dà il problema, ma glielo lascia anche come bersaglio, è un po'... Cosa avresti giocato, per curiosità? Io tiravo a scendere. Sì, anche io tiravo a scendere, io andavo nel quadrato superiore. Perché anche tirarla regolare, da dire ci passo dietro, la tiri dalla parte dei destri di colpo, ci passo dietro, poi dopo se rimane un po' corto gli lasci sfaccio e l'arrivo a pallino all'altra parte, cioè, quindi sai che gli batte la raddrizzata di prima a fare lunga lunga pallino, e il pallino non se lo fa sfuggire da 4. Vediamo se scambia dal rimpallo, deve fare 12 per chiudere questi qua, deve e fare. Ne fa 12, mamma mia Fabrizio. E giustamente l'applauso del pubblico. Sospiro di sollievo e sorso d'acqua per Borroni. Ci tiene comunque, ci tiene. Si vede. Anche prima cercava proprio di respirare. Come. Si vede come. Bravo Fabrizio. Pubblicità per noi. This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Cue cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. Tutto pronto per l'inizio del quarto set, alla ricerca del set per portare a casa il titolo italiano dei Master, Fabrizio Borroni. Invece alla ricerca della super rimonta, Fernando Moscatelli, ne deve vincere 4. E Antonio Lamanna, che ha dovuto cedere il passo proprio a Fabrizio Borroni nella semifinale. Quanto è difficile da salvare questa posizione in acchito. Eh sì, quella che lasci sull'acchito superiore. Mi fece una domanda a Caria e mi diede la risposta dopo 3 mesi. Mi disse, qual è l'acchito, viene attaccabile. Ah, ma lo potevi dire anche l'anno prossimo, mi disse, va bene così. Vediamo se gioca a levare anche il pallino. Questa era l'intenzione. 9 punti. Borroni ne fa 9 e diciamo che è tutto a posto. Tutto a posto. Le biglie anche parificate, anche se qui forse un traversino di prima a scappare con la sua ce l'ha. Ma ce l'ha anche a girare di 4, perché non la deve tagliare. Questo traversino è pericoloso quando si deve tagliare buono. A girare di 4, sì, a girare di 4 con corta la sua. A ritornare lì dove è adesso la bianca. Insomma. Unica cosa, guarda, ho tirato anche recentemente, bisogna tirare un po' più forte di quel che si crede, sennò si rimane corti. Ma sai, qua non dovendo tagliare a destra, secondo me passa facile. Io sono rimasto corto, mi sembrava. No, lo sta tirando. Con l'effetto a tenere si rimpalla. C'è tantissima possibilità di rimpallo, però gli è partita anche. È partita la sua, te mezzo colpo. Bravo. Perché si è fermata la sua. Ma allora ha tirato anche il pallino da 4? Perché se no, che senso ha quel colpo lì? Sai che ha tirato anche lì, il 4. Ma gli ha dato addirittura. Ah, questo ha l'effetto a sinistra, se no non fa quella. Sì, l'effetto a sinistra. Ma il 4 da dove lo fai? Di americano, Automan, sì. Automan, però che senso ha dare quel mezzo? Non lo so, l'avrà letta così. Guarda, tira lo striscione o il 7 a incrociare.
che bello, come mi piace a me questo tiro. Lo striscione di scambio mi piace in un modo... Ce l'aveva proprio proporzionatissimo. Anche a quarta piace, perché sì, ci ha vinto un mondiale a Sarteano. Tiro finale con Lopez. Contro Lopez. 26 il parziale per Borroni, impresa titanica per Moscatelli. Anche questa è ben steccata, ma... E qui qua Borroni... vedremo un altro sette sponde, striscione barra sette sponde. Ma sì, qua la doppia porzione, perché è impostato di sette così com'è, quindi ha sia la possibilità di mirarlo pieno e fa il sette, se la prende leggermente verso la lunga fa striscione, quindi doppia opzione la tira. Eccolo qua. È lei. È lei, lei, Rossi. Lei, Beh, che gli vuoi dire a Fabrizio? Ma io qualcosa gli direi, ma io... Se ci giocassi contro qualche cosina... Mi verrebbe in mente. Per adesso una prova davvero straordinaria di Fabrizio. E qui... E qui un po' ti scoraggi, perché... Eh sì, anche perché effettivamente gliel'ha fatte tutte... Ha cercato il giro volante di misura, l'ha presa leggermente grossa. Non ci si volta dietro col pallino lì, no, Nico? Oh, no. Allora tirando piano, che batti nello spigolino, tirando piano ci sta, se fai birilli, se la prendi, se no può tirare, vabbè, però qua è, oddio, anche solo tre, però no, vabbè. Facendo, paura che faccia la bricolla. Il filotto secondo me può passargli anche vicino, eccolo lì, eccolo, vedi? Facendo il filotto può saltare, ma guarda anche dalla, no, grossa. Anche dal 2, ecco perché te l'avevo chiesto, mi sembrava che infatti più non si prendesse mai quel pallone, più lo guardavo e più più mi sembrava che non ci fosse. Ruffa per Moscatelli. Peccato. Lascia palla tra l'altro con il pallino nella parte superiore. Borroni chiederà immediatamente la kit. Peccato, perché Fernando avrà il rimorso, o perlomeno avrà il rimpianto, Di non averla giocata. Di non averla giocata questa finale. Non se l'è neanche goduta. Strameriti a Fabrizio, perché è stato attento, non ha rischiato niente, gli errori fatti, che per carità un pochino ci sono stati, ma su 100 steccate qualche errore può anche fare. Eh? 10 punti che lo portano a 38, a 22 punti dalla conquista del campionato italiano Master, che andrebbe a mettere l'accento su una stagione già bella per lui, con un successo sfiorato a Lucera, dove ha dovuto cedere le armi solo a un grande Achille Mignolo. Pallino da 4 per Moscatelli e pallino da 3 per Borroni, con ogni probabilità. E qui pallino 3. Eh sì. Vedi, anche nell'errore, sempre un errore sornione, in controllo. Sì, qui gli puntava un po' di effetto interno, giustamente, poi non gli è partito nell'intento di scartare. Nell'intento di scartare, sì. Non gli è partito alla fine. Perché era lo steccone. Per quello. E qui si è avvitata a favore.
4 punti per Moscatelli. E 3 sponde per Borroni. Fastidiosissimo raffreddore mi attanaglia. Qui un errore. Ma ha fatto un errore Borroni. Sì, attenzione. Un errore evidente l'ha fatto. Vediamo se ha la forza Fernando di attaccarlo, di crederci ancora, anche se è tutto molto difficile. Intanto questo lo questa fa benissimo. Questa maiuscola, questa palla, bravo Fernando. Fa benissimo, Filotta a incrociare, lunga lunga centro con la battente, 10 punti e difesa centrale. Bravo Fernando. E qui... da questo lato la garuffa per il pelo, c'è ancora un massimo ingresso che gli sposterebbe, che manderebbe la bianca al 3, o se no l'ingresso perfetto. E buca buca tra l'altro, vabbè, ha fatto anche questa. Basta Fabrizio. Dai. Certo, dopo aver fatto 10, aver giocato una palla perfetta. Sì, questo no. Scatelli ha subito anche questa garuffa da 6. Questa dà abbastanza fastidio, sì, obiettivamente. E qui... guarda come prende questo pallino, stai a vedere. Perfetto. Preciso per perdere Steola. Questo, peggio di così, questo pallino non c'era modo di prenderlo. Beh. Questa è più facile di quella di Caratozzo, è più facile farla che non farla, questa Steola. Vediamo se gliela non la fai se non la prendi. Vediamo se gliela gufo. No, non puoi gufarla, ma non la fai se non la prendi la palla. Questa era ingufabile. Sì. O se tiri un bolide che lo alzi 1,5 metri. Questa era ingufabile. Ci ho provato, Fernando. In tutti i modi, ma non ce l'abbiamo fatta. Fernando. Neanche la Gatto Nero aveva questi poteri. Ci sarà anche papà Moscatelli dall'altra parte dell'oceano, probabilmente. Sì, lui che organizza sempre tutti gli anni, ci diceva Fernando, l'unico torneo di Goriziana, sì, in Argentina. Andiamo un caloroso abbraccio a tutto il popolo argentino che ha una passione per questo gioco davvero smisurata. È che vedono tanto biliardo tramite, perché loro non arriva il segnale di Rai Sport, lo vedono solo in determinate, quindi ci hanno sempre detto noi vediamo il biliardo attraverso Biliard Channel, quindi vi ringraziamo. Tra l'altro con un po', magari scappa qualche termine, ma riescono a seguire anche la telecronaca, essendo Capote ci diceva che siamo i suoi maestri di italiano. Sì, sì, ce l'aveva detto al mondiale di Lugano, dove l'abbiamo conosciuto un po' meglio. Poi si è trasferito nella Bresciano, no? Sì, verso Rovato, mi sembra. Ha giocato in allenamento con Forestieri mi chiamò anche Alberto e mi disse: ma tu eri al corrente della forza di Capote? Questo non sbaglia mai. E faccio sì, ma hanno detto che era forte. Ecco, t'hanno detto male, perché è più che forte. Ma detto una bella steccata Diego, è cresciuto tanto, noi la prima volta che l'abbiamo visto al mondiale di Milano, credo l'abbiamo visto la prima volta. Capote sì, l'ho visto a Milano. Poi dopo l'abbiamo visto al mondiale, poi a squadre nel 2019, poi a gennaio 2019 e poi a Pistoia. Sì. Ci sta anche che gli tiri solo 3, sennò, o il fisso a tornare in buca. No, il fisso, tira il fisso. E 8 punti, siamo quasi all'epilogo.
visto che abbiamo le mogli a Viareggio, a divertirsi a Viareggio. Se c'è un, quando si dice che una cosa è finita, dicono en cotti i nicchi, che significa sono cotte le cozze. Sì, i nicchi sono le cozze. Le cozze. ...32-55... a 5 punti dal titolo Borroni. Vediamo se chiude in bellezza. Non chiude, ma ci va vicino. Mette intanto a 57. Infatti ci saluta anche Pablo Pagani. Saludos all'Argentina. E vamos Fernando. Purtroppo... Purtroppo Fernando è molto attardato. Però diciamo che Fernando un obiettivo della stagione l'ha assolutamente conquistato, che è il passaggio alla categoria cadetta dei nazionali. Ma sì, assolutamente, deve essere contento della sua stagione. Guarda un altro vice. Grande Mario. Mario Papini, 84 anni, ha giocato la finale del campionato seniores. Eccolo lì. Biagio. Adesso ci sono proprio tutti, eh. Bricolla per Borroni. 3 a chiudere. Scivola via, appuntamento per ora rimandato. Pallino 3 a nasconderla dietro. Parte il pallino 3. Ma lo so, ma bisogna che lo tiri perché poi perde il pallino dopo. Sì, deve tirare il pallino 3, via. Di girone gli va davanti. No, se fa il girone largo, se fa il 4, però gliela lascia sempre lì la palla, gli lascia, rimane dalla parte del pallino. Tira il pallino 3, dai. Sì. Questa la deve mettere lì dove non batte il sole, tra la corte e il pallino. Andiamo, mica male. Lo rialza, andiamo dall'alto. Bravo per la sua, però è un capolavoro questo. Guarda un po', bravo nell'angolo, bravo Fernando, super capolavoro, fantastico questo passaggio. E giustamente non ci va di accosto. Ma io col pallino lì non tirerei nemmeno. Non mi è piaciuto qua Fabrizio. Ma perché devi tirare, scusami? Non tiri, c'è il pallino nella parte superiore. Sono d'accordo. Una piccola chance Fernando ce l'ha. Gli mancano 16 punti. Sta a vedere, c'è a parlare. Girone a scendere. C'è anche il 16, però 16 è un dentro fuori. Girone a scendere. È un po' messa troppo verso il centro del biliardo, eh? Però. O tira l'americana. No, tira per il 16. Peccato. Ah, perché aveva parlato Fabian, potevano succedere anche delle cose importanti. All'intervista glielo diciamo, adesso Fabrizio, posso dirglielo io, che almeno lo so. Tanto puoi parlare tranquillamente. Ah, già, è vero. No, no, facci sentire che ti sono pinnato. Scusate, ho preso una botta d'aria condizionata incredibile. Angolo e pallino. Probabilmente per Borroni. E qui, dopo aver combinato un disastro, Borroni si piglia ai giusti tempi, perché è sempre un tiro di chiusura di una finale di un campionato italiano. Angolo è 4. Secondo me più 4 che angolo. 2. Stai a vedere. La notizia è che è andata nel quadrato superiore con la sua lontano dal pallino, quindi 13. È stato più sull'angolo invece anziché sul pallino, socio. Che perché non è grosso quel pallino lì? Sai che secondo me quel pallino lì era più grosso di sfaccio. Mario gliene starà dicendo di tutti i colori, perché Mario quando vede una non chiusura, ma come si fa a non sbagliare questa chiusura? La forza di Fernando che è... Tira lo striscio di scambio di passaggio. No, è andata male, dai.
Ce l'ha il vuoto dal largo? No, da quella posizione no. Non c'è parti vuota. Assolutamente, sul largo. Basta che non faccia il giro stretto, qua chiuso. Per vincere il campionato dei Master, Fabrizio Borroni chiude. Bravo 4-0. Bravo anche Fernando. Grande percorso. Bravo di Fernando. Arriva il titolo anche per Fabrizio Borroni a coronare una grande stagione. Eccolo lì, il campione italiano Master. Bravo. Visivamente commosso. Sì. Visivamente commosso. E adesso si prende tutti i complimenti dovuti. Nicola adesso va a parlare un po' con. Vuoi andare tu da Borroni? No, no, vai. Tuo caro amico? Ma no, ma vai, io me lo. Te lo gestisci da me su. Me lo gestisco da qui, me lo gestisco. È arrivato anche il titolo per Fabrizio Borroni, non che ne avesse bisogno per confermare il suo valore, sicuramente è un titolo che fa morale e che sia un augurio, perché come vi dicevo prima in telecronaca è un titolo dal quale sono ripartiti tanti giocatori che si erano un po' fermati per poi riessere proiettati nella loro, come spesso diciamo, categoria di appartenenza. E Borroni è sicuramente uno di questi, ha giocato un bel biliardo, Fabrizio, un biliardo tranquillo, tenendo i ritmi compassati, ha un po' legato in questa ragnatela il più giovane Fernando Moscatelli, a cui sicuramente comunque vanno i nostri complimenti, a entrambi i complimenti, perché sono due nuovi nazionali. E poi, come vi dicevamo, in questi giorni, prima di finire la kermessa di San Vincent, saremo più precisi nel dirvi quali sono le grandi retrocessioni, le grandi promozioni, insomma quali saranno le categorie di vertice per la prossima stagione, la 2023-2024. Li sta raggiungendo Nicola Biondi, adesso mi daranno segnale quando è lì con loro e sentiremo proprio da loro i pareri. Il brutto della finale è che c'è sempre uno che la perde. C'è Fernando Moscatelli allora con al microfono di Nicola Biondi. A te la linea, Nicola. Aspetta, allora, te lo metti vicino al micro, ti vicino alla bocca quando parli. Siete in diretta. Eccomi qua con Fernando Moscatelli. Fernando, peccato per questa finale. Alla fine ci avevi un po' creduto perché erano successe delle cose, ti eri guadagnato una gran difesa con il pallino da tre, però insomma rimane lo stesso un bellissimo risultato, rimane una grande stagione e ti porti a casa la categoria dei nazionali, che penso fosse il tuo primo obiettivo stagionale. Sì, sì, sono stracontento, dai, perché l'obiettivo era passare di categoria, sono riuscito ad entrare negli otto. E poi ho fatto un torneo, una gara bellissima, il campionato italiano bellissimo, ho giocato bene sia ieri che oggi. Sono arrivato un po' stanco, dico la verità. Dalla telecamera. Sono arrivato un po' stanco e niente, lui ha giocato molto meglio, non c'è stato verso. Abbiamo visto un percorso quasi netto, avevi vinto quasi tutti gli incontri 4-0, solo un 4-2, quindi una magnifica, diciamo, no, prestazione, sì, per te. Campionato bellissimo, mi sa che è il campionato più bello che ho mai fatto qui a San Vincent. Comunque sono contentissimo, è il secondo posto, ma contentissimo. Tra l'altro ti seguivano tanti dall'Argentina che ti hanno mandato i saluti, insomma, li hai tenuti attaccati su Pigliacciano. Sì, mando anche un saluto a tutti gli amici argentini che mi seguono di là sempre. E li salutiamo anche tanto, anche noi, perché sappiamo che ci seguono davvero sempre, in tanti. Sempre. Grazie Fernando e grazie, complimenti grazie ancora. A voi, grazie. Bravo Fernando. Grazie. E guarda un po' chi sta arrivando, Gianluca. Sta arrivando, sì, sì. Sta arrivando il nuovo campione italiano dei Master. Ciao Fabri. Rasello. Ciao Fabri. Ciao ragazzi, ciao a tutti. No, complimenti, guarda, Fabrizio. No, me li fai fare a me un attimo i complimenti a Fabrizio? Fabri, guarda, ti volevo fare veramente i complimenti per tutto il percorso e poi soprattutto per quella fantastica scelta che hai fatto quando ti ha fatto la steola di pallino da tre e ti è andato in buca.
questa spettacolare parabola che hai cercato invece di dargli palla in mano col pallino all'acchito buono. No, sei stato fantastico, Fabrizio. Non posso dire parolacce qua, quindi hai ragione, hai ragione. No, ma li vuoi sempre bene? Sinceramente gli ho tirato addosso, ho detto gli vado addosso e vedo cosa succede. Avevo 30 avanti, ho detto spero di non bere il rosso. Classico. È stata così, classico, tu lo sai che è classica quella, giusto? Quando non sì, bisogna tirare. Ti conosco giusto da un paio d'anni. Comunque, è andata bene, hai visto? Comunque sì, è andata bene. Eri emozionato, Fabri, ci tenevi a questo titolo. Tu non avevi mai vinto il campionato italiano, giusto? No, l'ho vinto di juniores, professionisti. Ne ho fatti un po', ma questo qua non l'avevo mai vinto, quindi ci tenevo tanto. E tra l'altro, Fabrizio, ti avevamo visto alla grande all'Uscera, poi sei arrivato nella finalissima. Insomma, mancava un'affermazione importante per mettere la ciliegina sulla torta a questa bella stagione di rientro. Abbiamo fatto tutto, dai, quello che potevo l'ho fatto. Sono anche un vecchietto ormai, vecchietto, capito, Gianluca? Sei vecchietto lui. Vabbè, no, è più grande di te, più grande. È del 71, Fabrizio. È più grande. Sì. Ma come si dice, posso salutare la mia mogliettina? Puoi salutare chi vuoi, chi vince il titolo italiano chi può vince. Salutare chi vuole. Allora volevo salutare mia moglie e mio figlio. E anche tutti quelli che non mi conoscono, perché se saluto quelli che mi conoscono è troppo facile. Quelli che non mi conoscono li saluto tutti. Grazie a tutti. Complimenti, Fabrizio, grazie. È davvero, sei stato veramente eccezionale. Grazie. A te la linea, Gianluca, per la chiusura. Ciao Fabri, bravo. Ciao. E allora un Fabrizio Borroni visibilmente emozionato, che ha dedicato giustamente il titolo alla moglie Giorgia, tra l'altro, e al figlio. Tra l'altro c'è un aneddoto carino, perché dovete sapere che c'è stata una battuta che è circolata per un po' di tempo, e andiamo nel Master di San Vincent del 97, quello vinto da Martinelli in finale con Consagno, che pare che la moglie, non erano ancora sposati Fabrizio e Giorgia, e pare che la moglie l'abbia minacciato sul fatto: se non vinci il mondiale non ti sposo. Meno male che ha disatteso questa promessa Giorgia, e infatti loro sono sposati da tanti tanti anni, il figlio se non sbaglio ne ha una venticinquina o giù di lì. E allora noi vi innanzitutto chiedo alla regia se ci sarà un'altra partita senza commento a seguire, o se finiamo qui per quanto riguarda oggi le trasmissioni. Fabian? Allora mi danno conferma che ci sarà una partita senza commento per quanto riguarda la giornata di domani, sicuramente dalle 10 diretta Rai del campionato, la finalissima del campionato italiano professionisti. Noi la copriremo come al solito in registrata, e poi nel pomeriggio ci dedicheremo essenzialmente al tabellone principale dei nazionali, sì, perché domani iniziano i nazionali, quindi domani è il 30 giugno, ci sono le selezioni. Domani è il primo luglio. Il primo luglio, domani abbiamo le batterie dei nazionali, sì. E abbiamo l'inizio e le selezioni del Paralimpico, quindi domani essenzialmente ci concentreremo, sì, la sulla finalissima pro, sì. E poi sulle batterie dei nazionali. Ragazzi, che dire? Buona serata a tutti, che ancora bel su Bigliar Channel. Eh? Sì, davvero, oggi ci siamo davvero divertiti. Voi iscrivetevi al canale, tanto finché non lo diciamo Fabian sa il tastino, ha imparato il tastino da appigiare, te l'ho appigiato anch'io prima, quando sì, ero regia, l'ho appigiato due volte. Ma io adesso gli sprogrammo la CAI, almeno non lo trovo più. Che bello, ma soprattutto condividete, belle tutte le altre, la partita tra Maceri e la Manna, perché è davvero da tenere nella videoteca personale. La più bella partita di sempre. Buonanotte, ciao, a domani. Ciao.